anche lui allenato da Guy Ontanon, l'allenatore di Jimmy Vico, che ieri ha fatto lezione di velocità. Questi sono atleti di livello. Carter, Rogers e Ogunode sono atleti da finale anche ai grandi appuntamenti. Trail Kimmons non è quello di qualche anno fa, ma viene da un bruttissimo infortunio. È l'ultima gara di corsa maschile, ma anche in assoluto al maschile. E poi ci sarà la gara dei 100 metri femminili con la partecipazione soprattutto di Shelly-Ann Fraser-Pryce. Femi Ogunode a Pechino era fra i 9 della finale, 9 perché in due con lo stesso tempo al millesimo sono stati ammessi alla finale. Mike Rogers, quinto ai campionati del mondo, una stagione che per lui era stata regolarissima su altissimi risultati, su splendidi risultati, altissimi picchi di rendimento. Nesta Carter, campione olimpico, campione del mondo, primatista del mondo, è stato più volte a Padova. Si può dire che non hanno le maglie delle loro nazionali, perché qui non rappresentano, non siamo in una rappresentativa in cui si rappresenta la propria nazione, ma si presenta il proprio club, quindi ognuno ha le sue. Trail Kimmons, americano, al ritorno ad un certo livello, qualche problema fisico per lui. Corsia 2 c'era Julian Forte era ai campionati del mondo sui 200 metri. Femi Ogunode, nigeriano, che batte bandiera del Qatar. Poi Mike Rogers, Stati Uniti d'America, una sorpresa non averlo visto tra i quattro che hanno vinto le tre medaglie, che sono diventate quattro perché terzo posto a pari merito per André Degrasse, il canadese, e Trevon Bromell, l'americano, tutti e due molto giovani, ventenni, alle spalle di Usain Bolt. Un centesimo e forse qualcosa meno, arrotondamento quindi del centesimo, su Justin Gatlin, Giamaica, a battere di nuovo gli Stati Uniti. Sean McLean all'esterno, americano, Trail Kimmons, americano, 7-6 le corsie, Nesta Carter, giamaicano. Vediamo, Giamaica contro Stati Uniti con un po' di Qatar, anche se di origine nigeriana. Chi parte meglio è Femi Ogunode. Nesta Carter è solitamente il miglior partente, Mike Rogers molto bene, Femi Ogunode però gli scappa via. E anche qui non vincono gli americani, perché vince Femi Ogunode con 10-0-8, che la dice lunga ancora sulla tenuta nervosa di Femi Ogunode, finalista ai campionati del mondo, che qui fa 10-0-8 nonostante un po' di vento contro, -1-1 in quest'ultima gara maschile. Eh sì, meglio averlo dietro che davanti. 10-0-8 in una gara, se fosse sarebbe il record del meeting, perché ce l'ha Nesta Carter, 10-0-9 dal 2012 proprio allo stadio Euganeo. Vediamo se verrà arrotondato per eccesso o per difetto. E qui il 30 ha innestato un'altra marcia, forse leggermente un po' di forza, però dai 20-25 ai 60 ha fatto la gara. Potentissimo il... E viene addirittura un centesimo meno, 10-0-7 con 1-1 di vento contro. Femi Ogunode fa il record del meeting, anche in occasione del 10-0-9 di Nesta Carter nel 2012, vento contro c'era. Ha dato 5 centesimi all'americano Mike Rogers, molto più indietro gli altri, perché Nesta Carter ha fatto 10-34. Femi Ogunode ha dimostrato di essere ancora bello carico e pimpante. Un bel tempo, vento contrario, pista leggermente sorda perché come me è un po' anziana, e quindi buon riscontro. Bravo, Femi Ogunode ha dato proprio dimostrazione di esserci dal punto di vista della carica nervosa e della concentrazione, segno che i prossimi meeting immagino possa essere presente a Rovereto. A Rovereto avremo Christophe Lemaître, fra gli altri,
Arieti invece, parlavamo di Adam Szczot contro Amel Tuka, quindi Polonia contro Bosnia-Herzegovina, quasi il meglio del meglio degli 800 metri, perché secondo e terzo dei mondiali, parlo di domenica prossima, quando il campione del mondo è tornato ad essere, quantomeno il numero uno al mondo è tornato ad essere Davide Kutarudisha, che non aveva più vinto dopo l'oro olimpico di Londra 2012 a tempo di record del mondo, è tornato a casa perché la moglie sta per partorire e ci sarà un eccellente 800 a Rieti il domenica prossima con le prime tre della gara femminile, oltre a quello maschile anche quello femminile sarà di grido. Marina Arzamassova, bielorussa, uno degli ori più sorprendenti nei campionati del mondo di Pechino. Metti insieme due o tre risultati come questi: Femi Ogunode 10.07, Qatar e Mike Rogers 10.12, americano, Jeffrey Gibson, il bahamense.